Are you ready? No! I said, are you ready? Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo video siamo sul mio iPod Touch, come potete vedere già il breccato, ma questo penso che lo sapevate già perché avete letto il titolo. Ovviamente, cosa andiamo a parlare oggi? Della nuova versione di Activator compatibile con il 7.1.2 e 7.1.1. appunto, andiamo prima cosa a vedere che ovviamente aggiunge la nuova icona sulla Springboard ridisegnata per iOS 7, finalmente in stile flat trasparente, che abbiamo la trasparenza, si vede il nostro sfondo a seconda del colore che abbiamo messo. Per esempio, se io adesso vado su impostazioni, vado a cambiare lo sfondo, quindi aspettiamo che si apra la voce e scelgo uno sfondo tipo questo qua per la schermata home, a questo punto potete vedere che l'icona di Activator è cambiata. È molto carina questa icona qua, mi piace davvero tantissimo, sono contento che gli sviluppatori abbiano, cioè che alla fine Ryan Petrich abbia appunto inserito questa nuova icona flat. Andiamo appunto ad aprire l'applicazione e vediamo che ovviamente l'applicazione è rimasta la stessa, con delle funzioni in più rispetto alla versione vecchia, perché abbiamo nuove funzioni per quanto riguarda gli sviluppatori, che possono aggiungere nuove funzioni ad Activator. Oltre alle varie funzioni normali, quindi avere poter aggiungere le varie voci, vedete che tanto la grafica è stata un po' ridisegnata. Di base, quando andremo a selezionare un'azione, se non sarà segnato niente, ci proponerà di scaricare display recorder. Questo può essere utile o meno, se uno non interessa, può avere il comodo di dire vado lì, clicco direttamente, mi scarica display recorder, che perché poi ci rimanda a una pagina di Cydia. Appunto, e possiamo ovviamente fare le sezioni normali con il vantaggio, diciamo, che stavolta possiamo rimpicciolire le sezioni che non ci interessano. Per esempio, io voglio la sezione delle applicazioni, la faccio comparire, c'è questa freccettina per far sparire tutte le varie azioni e averle, diciamo, più a portata di mano, forse possiamo dire, perché così abbiamo tutte le varie opzioni messe in gruppi molto più velocemente. Possiamo andare a scegliere la nostra azione tra le varie sezioni. Per esempio, se io so che voglio, quando faccio la doppia pressione, voglio mettere la modalità aereo, a questo punto quando faccio due volte sulla barra di stato, avete abilitato Airplane Mode, faccio due volte sulla barra di stato e attivo la modalità aereo. Ovviamente ricliccandoci ho di nuovo disabilitato la modalità aereo. No, non è vero, perché ho messo ho messo la modalità cioè avrei dovuto mettere interruttore normale, invece ho messo interruttore attiva. Quindi a questo punto, se metto anche l'interruttore disattiva, a questo punto mi disattiva l'airplay, cioè la modalità aereo. Appunto, questo ovviamente possiamo farlo per qualsiasi voce che ci può essere in comoda. E, appunto, l'unica cosa è che forse per quanto riguarda gli interruttori abbiamo un po' poche funzioni. Secondo me potrebbero essere introdotte delle altre funzioni. Ovviamente questo è un parere mio personale. La cosa che non ho ancora capito è che cosa sia questo blocca sblocca, perché premendo due volte sulla barra di stato non è che lo posso riaccendere così. E non penso che premendo di nuovo lì me lo sblocchi senza inserire il codice. Quindi diciamo che è solo un modo per bloccare la cosa. Però abbiamo tre opzioni: blocca, alterna, sblocca, visualizzazione. Quindi diciamo che è meglio lasciare questa voce qua se ci interessa la cosa. Appunto, andiamo a vedere anche la voce nelle impostazioni, ma comunque non cambia assolutamente nulla. Activator, appunto, e appunto cambia solo che qua c'è il cuoricino, che lì non c'è, che sarebbe per votare, diciamo, cioè mettere un post su Twitter relativa alla cosa, all'applicazione, appunto. Qua abbiamo sulle altre azioni, ovviamente possiamo, ci propone delle azioni di Cydia con la grafica di iOS 6 e inferiori, quindi speriamo che a presto venga aggiornata. È stato anche aggiornato Flip Switch.
Che adesso anche quello è pienamente compatibile con il 7.1.1. Se qualcuno avesse dei problemi con l'installazione di queste due applicazioni, andiamo a vedere subito come fare. Apriamo Cydia. Aspettiamo il caricamento e andiamo sui pannelli delle varie cose. Andiamo a rimuovere Activator dopo che l'abbiamo installato e rimuovere anche Flip Switch. Fatto questo, e dopo che li abbiamo rimossi, li reinstalliamo e state sicuri che non abbiamo nessun, cioè installiamo di nuovo soltanto la prima delle due, quindi installiamo soltanto di nuovo Activator e ci verrà installato di nuovo anche Flip Switch. E adesso si rendono compatibili altre applicazioni, cioè altri tipi di siti, quindi andiamo per esempio a vederne uno che adesso non vado a scaricare, ma vi dico soltanto perché tipo è una cosa molto scomoda, che per esempio ha il Blue Sharing, che conoscete tutti, e su iOS 7.1.1 non era supportato. Questo perché quando andavamo a fare installa andava a scaricare anche Activator e Flip Switch, che non erano compatibili ed non era possibile utilizzare il tweak in modo eccellente, cioè non funzionava e quindi a questo punto diciamo che possiamo di nuovo sbloccare il nostro Bluetooth, ma questo comunque magari se lo volete lo tratterò in un altro video. Quindi direi che per questo video è tutto, noi ci vediamo al prossimo video e bella a tutti ragazzi.